Grazie Presidente. Quando abbiamo approvato la delibera della variante che trasformava quella fascia di zona H in zona GH, io evidenziai un profilo problematico all'epoca, nel senso che mi rendevo conto che la finalità era corretta, ma evidenziavo quelli che potevano essere i problemi di tipo strettamente giuridico, e cioè il fatto che la zona H alla spiaggia è l'unica zona che ontologicamente si può riconoscere. E l'altro profilo era quello delle prospettive future, che inserendo la zona H dentro la zona G, in qualche modo si apriva un fronte che avrebbe potuto consentire, ove approvato, anche future rivisitazioni di quello che poi sarebbe stato il piano, anche concordato, che di fatto rispecchiava quella che era lo status quo ante, con la possibilità che future speculazioni avrebbero potuto rendere tutto il fronte spiaggia edificato magari con sistemi, diciamo, ecocompatibili, leggeri e via dicendo, però non si poteva escludere una futura speculazione sulla spiaggia del Poetto che, come sempre abbiamo ribadito, merita di essere attentamente esaminata prima per la sua questione naturale, ambientale e identitaria della città di Cagliari, e poi in seconda battuta, non ultima, ma come forma complementare, per quanto riguarda le attività produttive per tutti coloro che lì operano, lavorano e traggono giustamente e correttamente il proprio guadagno sul posto. Detto questo, evidenziavamo anche il fatto che il giorno che fosse sparita la spiaggia avremmo sicuramente depauperato completamente anche tutte le attività produttive che avessero investito in loco. Ora che cosa si rifà con questa variante? A fronte di debite valutazioni, principalmente da parte della Regione, ma non dimentichiamoci anche alcune osservazioni da parte di associazioni ambientaliste che hanno evidenziato proprio questi rischi, ripartiamo allo status quo ante, cioè la spiaggia ritorna a zona H, riconfiniamo semplicemente, come previsto tra l'altro dalle norme vigenti, e cioè che il tratto di sedime della zona H deve rispettare quelli che sono i confini naturali reali, per cui se capita che nel tempo una determinata zona perde la connotazione di spiaggia, questa zona può perdere la zona H, così come se paradossalmente succede che la natura riconquista zone, come in alcune parti dell'isola molto meno urbanizzata del Poetto è accaduto, la zona H automaticamente, per effetto delle cicliche rivisitazioni che la Capitaneria fa, viene riportata fino al confine del sedime. E su questo credo che chi conosce la materia sappia che c'è giurisprudenza copiosa anche in materia penale, proprio spesso ci sono le occupazioni degli scivoli e delle abitazioni costruite negli anni 60 e 70, per le quali anche situazioni consolidate per 20 o 30 anni poi hanno determinato la condanna penale di coloro che si trovavano in una situazione, diciamo, di fatto di occupazione del tratto sabbioso. Una volta constatato che quella è zona H e deve essere zona H, abbiamo l'impossibilità per i concessionari, fino a quando lo saranno, di mantenere dei volumi stabili, e questo l'abbiamo visto anche a fronte di tutti quelli che sono i procedimenti penali in atto, nei quali proprio ciò che si contesta è la permanenza oltre un certo termine che viene considerato all'interno della stagione, che può essere più o meno lunga, più volte abbiamo dibattuto in questo Consiglio della lunghezza della stagione balneare cagliaritana, ma oltre un certo tanto sulla temporaneità non si possono fare sconti. Detto questo, lo spostare i chioschi sulla spiaggia, io ricordo che tempo fa, a proposito di quello qualcuno che ha menzionato la fuga di Cagliari verso Quarto, abbiamo organizzato un dibattito cittadino alla quale abbiamo fatto prendere parte a numerosi esperti della materia e anche amministratori, e il sindaco di Quarto dell'epoca, Graziano Milia, ci ha ricordato che lui in maniera strategica, al contrario di quello che avevano voluto fare i sindaci Floris e Delogu, aveva deciso di fare un piano attuativo temporaneo fino a quello che poi fu l'approvazione del PPR e la temporaneità fino all'approvazione dei pool, per cui la differenza tra Cagliari e Quarto è semplicemente questa, che a Quarto venne approvato un piano che dà legittimità temporanea fino dai prima del PPR fino a quando verrà approvato il nuovo pool. A Cagliari questo non venne fatto, venne considerata la situazione esistente come quasi permanente, e poi sappiamo quello che è accaduto.
Ora, la programmazione per il futuro, mi pare che anche alla luce di quello che i vari esperti dissero al termine di quel dibattito, non poteva che essere che realizzare i volumi al bordo della spiaggia. Semplicemente, anziché stare al di qua del bordo, stanno al di là del bordo. Parliamo veramente di pochi metri. Adesso, sotto il profilo tecnico, ormai gli ingegneri e gli architetti sanno disegnare benissimo le nuove strutture anche all'interno di quelli che potrebbero essere le zone verdi, quindi potrebbero essere anche dal punto di vista dell'impatto visivo ambientale molto interessanti. Per cui io credo che questa variante vada approvata e che non sia da perdere altro tempo, perché tutti quanti abbiamo interesse che il pool nuovo venga approvato e che gli operatori possano continuare a lavorare qualche metro più in là in maniera permanente per tutto l'anno, senza dover combattere con avvocati, giudici e ordinanze comunali di sgombero. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Cusi, Giorgio. Prego. Consiglieri, per cortesia, un po' di attenzione.